Allora, come già anticipato qualche minuto fa, abbiamo ai nostri microfoni Katia Belillo. Katia, buongiorno. Ciao, buongiorno a te Antonella. Carissima Katia, finalmente ci siamo arrivate. Sì, è vero. Dopo un lungo corteggiamento ci siamo arrivate. Siamo arrivate finalmente a parlarci, perché ci siamo sempre scritte ma non ci siamo mai parlate. È vero. Poi siamo amiche anche, sì, no? Amiche sì. Di Facebook, questa piazza che ormai ci fa stare tutti insieme ogni giorno, se vogliamo. E per fortuna, e per fortuna. Grazie. Allora, carissima Katia, intanto benvenuta ai nostri microfoni. Ci tenevo molto a intervistarti per questo tuo bellissimo libro, che lo facciamo vedere, eccolo qua. Riprendiamoci Pechino, la lunga marcia dell'altra metà del cielo. Intanto vorrei dire, per chi non conoscesse Katia Belillo, che è laureata agli studi di Perugia ed ha ottenuto la specializzazione in mediazione familiare. Dall'83 all'85 è stata vicepresidente del Consiglio regionale dell'Umbria con le liste del PC, presidente della Consulta della Regione Umbria per le pari opportunità tra uomo e donna. Dal 97 all'87 e nei due governi D'Alema è stata ministro per gli affari regionali e nel governo Amato ministro delle pari opportunità. Eletta alla Camera dei Deputati nel 2006, ha fatto parte fino all'aprile del 2008 della 14ª Commissione Politiche dell'Unione Europea. Quante cose hai fatto, Katia? Sì, questa è la sintesi poi. Un sacco. Ho fatto veramente tante. E poi sì, la lista sarebbe lunghissima. Allora, hai scritto questo bellissimo libro che naturalmente parla di donne, questo è? Sì, sì, il titolo è un po' ambiguo, no? Perché riprendiamoci Pechino, ma a Pechino si svolse nel 95 la quarta e purtroppo ultima conferenza delle Nazioni Unite sulle donne. Sì. E Pechino, che sintetizzava un percorso iniziato nel 75 a livello mondiale per cancellare discriminazioni e creare uguaglianze in ogni parte del pianeta, raccomandava finalmente ai governi misure precise per garantire l'uguaglianza fra uomini e donne, le pari opportunità, per appunto cancellare le tante discriminazioni subite dalle donne. E è un po' un'esortazione, riprendiamoci Pechino, la lunga marcia dell'altra metà del cielo, esatto. È il sottotitolo, è un po' un auspicio e anche un'esortazione alle donne e non solo a loro, per ritrovare la strada dell'universalità dei diritti per l'uguaglianza e uscire un po' dalle secche della differenza, quando questa viene utilizzata in contrapposizione all'altra parte dell'umanità, cioè al conflitto fra maschio e femmine. Ecco, pietra miliare, insomma. Ecco. Esatto, e che cosa è cambiato nella condizione della donna e nel lavoro da quel lontano 95 ad oggi, Katia? Prima di tutto noi dal 75 al 95 avevamo appunto percorso questa lunga marcia, io cerco con semplicità e anche cercando di far comprendere percorsi anche complessi, un libro che si legge anche abbastanza bene, non so tu. Certo, io l'ho letto in un fiato, devo dire, perché comunque parla di questi diritti che si cercano di acquisire, purtroppo. Non capisco perché bisogna cercarli, oltretutto dovrebbero essere spontanei. Purtroppo stiamo vedendo che non soltanto stanno andando indietro i diritti delle donne, ma un po' i diritti della gran parte delle persone. Quando si smantella lo stato sociale, il ruolo delle istituzioni nella ridistribuzione del reddito, ovviamente ci stiamo rendendo conto che stiamo andando indietro alla grande. Allora, io con questo saggio cerco un po' di ripercorrere quella lunga marcia che
è iniziata, come dicevo, nel 75 attraverso le tappe delle conferenze dell'ONU, un ventennio veramente eccezionale. E nello stesso tempo cerco di contestualizzare queste conferenze richiamando un po' alla memoria le principali vicende politiche che hanno segnato questo periodo di riferimento, e nello stesso tempo esprimo la mia opinione, che è anche una critica diciamo una gran parte del femminismo così come si è espresso negli ultimi vent'anni, no? Che invece di contrapporsi al modello strutturale economico che ci viene imposto per riuscire appunto a cancellarne le grandi ingiustizie sociali, le sovrastrutture culturali, come dire, si è preferito vedere l'unico nemico e l'unico vero nemico nell'altra parte dell'umanità, e cioè nei maschi. Sì. Di fatto questo, diciamo, come dire, ci ha fatto distogliere tutto questo l'attenzione dalla differenza di classe che invece è presente fra le stesse donne e fra questi gruppi di uomini realmente potenti. Quindi il modello consolidato in questo momento è quello delle donne buone e migliori per natura, e quasi tutte ormai donne violentate, quando invece noi dovremmo ripartire dal diritto al lavoro, difendere i grandi diritti che negli anni 69, 70, 80, con la conquista di leggi importanti come appunto il divorzio, la contraccezione, hanno liberato le donne, ma soprattutto attraverso il lavoro, perché quando si ha l'autonomia economica e quando c'è il divorzio si può tranquillamente dire al proprio partner: non andiamo più d'accordo, ognuno va per la propria strada. E oggi purtroppo ci rendiamo conto che siamo diventate molto più deboli, e il problema è, basta riflettere, Antonella, che una donna su due lavora, quindi soltanto la metà delle donne lavorano, non c'è tanta differenza dagli inizi del Novecento, quando lavoravano il 36% delle donne. Cioè, ci rendiamo conto che cosa significa questo? Ma che cos'è questa, secondo te, questa paura atavica del mondo maschile, se vogliamo dire maschile, ma insomma dell'altra metà, diciamo, di avere vicino le donne questa paura di lavorare gomito a gomito per comunque diventare alleati per costruire qualcosa di migliore? Cos'è, secondo te? Ma guarda, la mia... come dire, la mia opinione è che in Italia la questione è proprio particolare, specifica. Questo è un paese in cui purtroppo, dal punto di vista, come dire, non è facile cancellare il peso di tradizioni per le donne che fondano ogni idea sulla differenza fra maschi e femmine, perché la stessa cultura maggioritaria di questo paese, quando vediamo nella stessa carta costituzionale, seppure avanzatissima, che ci ha permesso di fare grandi passi avanti e di approvare leggi importanti nel corso dei decenni passati, nella seconda metà del Novecento in particolare, però vediamo la presenza di queste culture, la loro impronta la ritroviamo appunto anche nella Costituzione italiana. Se leggiamo l'articolo 29, che sancisce, quindi eccezionale, l'uguaglianza dei coniugi, però c'è scritto: purché si realizzino i limiti della legge a garanzia dell'unità familiare. Quando si parla di unità familiare, il perno di questa unità familiare, della famiglia, è sempre la donna, e io tremo, perché so che quando si parla di incentivi alla famiglia, di interventi sulla famiglia,
vengono meno i servizi a favore dei singoli, delle specificità in cui le persone si ritrovano nel corso della propria vita, e tutto ricade sulle donne, perché in questo paese, seppure abbiamo approvato la stessa legge per il permesso di, diciamo, sì, di maternità, sì, di genitorialità, sì, però poi non c'è una lira su questo, ed è chiaro che non ci sarà mai un uomo che prenderà il permesso di genitorialità dal posto di lavoro, perché solitamente gli uomini hanno lavori meglio retribuiti, e comunque se si deve stare a casa e non guadagnare una lira, tanto vale che ci sta la donna, tanto solitamente il lavoro delle donne è più precario, è meno retribuito. Lo stesso articolo 37, Antonella, sì, no? Sì, sì. Anche questo è importantissimo, che abbiamo conquistato diritto delle donne al lavoro e alla parità salariale, però c'è sempre quel però, fatta salva l'essenziale funzione familiare della donna, e di lì noi ci ritroviamo di nuovo tutto. E la crisi economica pesa ancora più sulle donne, perché come dicevo prima solo una su due lavora, per lo più con contratti precari o a nero, pensiamo soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, ma non solo nel Mezzogiorno, ricordiamo il sacrificio delle lavoratrici di Barletta, se non ricordo, sì, male, sì, o sì, comunque di dell'ultimo incidente in Puglia, che lavoravano a nero in una struttura fatiscente che è crollata su di loro a 5 euro l'ora. No? È vero, è vero. Ma guarda, io ho letto anche l'altro giorno, ad esempio, un articolo che ha fatto veramente molto scalpore di Langone, dove diceva: togliete i libri alle donne se volete che si facciano più figli. Ma com'è sta storia? Stiamo tornando indietro, ma no, ma appunto, anni di lotte così. Faccio una battuta provocatoria. Abbiamo chiuso i manicomi e troviamo i pazzi fuori. È vero. Questo non è un, come fai a giudicare, come dire, neanche mi ci provo, no? Sì, sì. Ad aprire un confronto con un personaggio di questo tipo, neanche all'inizio, alla fine dell'Ottocento si pensava più come pensa questo signore. Il punto è che come dire, la disoccupazione delle donne è appunto una cultura. Cultura, no? Per dire, no? È un malcostume, sì, che pensa alla subalternità, all'inferiorità della donna, come se appunto l'umanità fosse solo di un genere e le donne siano una come dire, un optional, sì, uno strumento, un oggetto che gli viene dato in più per il proprio divertimento o quant'altro. In realtà però, se noi poi andiamo a ragionare bene, dividere l'umanità in due, fra maschi e femmine, creare conflitti fra neri, bianchi, gialli e rossi, fra cattolici, musulmani, ebrei e quant'altro, serve alle grandi oligarchie economiche e finanziarie, che oggi fanno il bello e il cattivo tempo e lasciano oltre l'80% della popolazione mondiale a morire di fame o a vivere di stenti. La stessa disoccupazione delle donne oggi più che mai assume un carattere sempre più strutturale, e la presunta differenza serve di fatto come sovrastruttura culturale per respingere nell'area del non diritto. È vero. E così metà della popolazione è relegata nella condizione di disuguaglianza e comunque a farsi carico di lavori non riconosciuti, che non vengono più pagati, che però vengono fatti, e le risorse vengono mantenute da un gruppo ristretto di potenti, che ormai ci hanno riportato dal punto di vista dei rapporti economici a quello che viene detto il neo-feudalesimo. Sì, poi con questa crisi tutto aiuta, anche se non bastasse altro. E quindi, Katia, quando finirà mai questa marcia secondo te? Ma guarda, che ti devo dire, mi auguro che ci sia
da parte anche delle donne italiane la volontà di riparlarsi e di non alzare barriere, come dire, fra di loro. Sì. Chi ha come me un approccio fondamentalmente universalistico dei diritti dovrebbe in qualche modo essere ascoltato. Le differenze sono sicuramente una, come dire, una ricchezza, ma non è che dobbiamo lavorare sulle differenze per mantenerle. Io penso che noi dobbiamo mantenere le specificità univoche, uniche, anzi uniche di ogni persona, perché siamo usciti, abbiamo smantellato i ruoli già negli anni 70. Non è possibile che ci ributtiamo dentro, ci rificchiamo dentro i ruoli. Non ci sono, come dire, un modo di pensare delle donne. Io quando sento qualcuno dice ma perché noi donne non dobbiamo ragionare come ragionano i maschi, anche questo è insopportabile. Perché ci distoglie dall'obiettivo vero, che è quello di poter garantire ad ogni persona di vivere liberamente la propria sessualità, perché non c'è una sessualità femminile e una maschile. Finalmente ce l'abbiamo scoperto e sono state proprio le donne scoprendo la propria sessualità, conquistandosela, sì, sì, hanno negli anni 70 appunto cancellato la vergogna che c'era intorno all'omosessualità, e quindi non possiamo ritornare indietro. Abbiamo lottato per avere il diritto di scegliere di diventare madri o genitori. Non possiamo adesso pensare che la maternità ritorna ad essere un diritto. Non è un diritto, né un dovere né un diritto, è una scelta. Quanti errori abbiamo fatto nel corso di questi anni? Forse se riuscissimo a riparlare fra di noi con umiltà, con la voglia di fare anche una critica, no? Sì, come sì. Ma Katia, ma io dico, ma c'è qualcuno ancora che parla di questo, oppure eri solamente tu? Perché qua mi sembra di sentire cose che comunque sono andate un po' perse, o sbaglio? Ma guarda, un movimento questo, è un movimento, dov'è? Che non sa quando, anche se io sono abbastanza critica, perché purtroppo ha tutta una serie di difetti, sì, che sto denunciando, cerco di denunciare, sì, anche con questo piccolo saggio, no? Sì, sì. Questo punto delle donne che dovrebbero farsi carico di non so che cosa. Certo. Beh, però comunque questo movimento c'è, facciamo in modo che sia anche l'occasione per ridiscutere fra di noi e insieme agli uomini, perché non è vero che come dire, il potere è maschile, sì, se continuiamo a non difendere la possibilità nostra di essere libere dal punto di vista economico e diventare adulte anche dal punto di vista sessuale. È un argomento che dobbiamo riprendere a partire dalle donne che hanno più bisogno. Guarda Antonella, sì, sì, effettivamente molte donne oggi stanno male, sì, male veramente, perché non hanno lavoro, hanno lavori mal pagati, figli non sanno dove lasciarli. Infatti Katia, ho detto, questo libro è attualissimo, perché veramente sta tirando fuori quello che adesso purtroppo sta riemergendo nuovamente. Sembrava una denuncia che speravo andasse chiusa, invece è ritornata più forte di prima, soprattutto anche dovuto alla crisi, forse, o no? Ma sicuramente sì, la crisi economica e la tipologia della crisi, chi ha vinto lo scontro in questi ultimi anni, non dimentichiamo che è il mercato che decide ormai della nostra vita e anche delle nostre dignità. Per esempio, l'aspetto, come dire, vorrei che le donne uscissero da questo aspetto vittimistico, sì, sì, che sì, un po' ha permeato l'azione di una parte delle nostre battaglie di questi ultimi anni. Certo. Vorrei che facessero notizia tutte le donne che realizzano delle imprese importanti, no?
Invece purtroppo queste non fanno notizia, perché queste donne sono dimostratori del potere, della volontà. Quando si parla del potere, no, il potere è maschile, allora no, invece, è vero, invece è il vero. Potere è anche la possibilità di interpretarlo in modo diverso da come è interpretato. Allora dobbiamo fare in modo che facciano notizia le donne che dimostrano la capacità di gestire il potere, la volontà, il coraggio, certo, che rompono, certo, con l'immagine della donna impotente, della donna che ha bisogno di essere protetta. Katia, ne dobbiamo parlare sicuramente ancora, perché l'argomento è veramente vastissimo. Il pianeta donna è molto più vasto, credo, di quel che si crede. Intanto, allora, io vorrei ringraziarti per averci dedicato il tuo tempo preziosissimo, come sempre, per averci parlato di questo bellissimo libro che comunque invito a leggere tutte e anche tutti, naturalmente. Riprendiamoci Pechino, la lunga marcia dell'altra metà del cielo, che io veramente ho letto in un fiato e devo dire è attualissimo. E poi vado fuori tema, ma comunque, siccome devo fare i complimenti ad una grande che è riuscita a dare un bel calcione, sei stata un mito, una donna che dà un calcio alle Mussolini è solamente un mito, se ne meriterebbe qualcun altro in questi giorni, e quindi Katia ti invito a ripartire. Ma vedi, è sempre in televisione, è quello che dicevo prima, no? Queste vedi? Donne che sono così, tutto sommato, fanno spettacolo, ecco. Ma le donne come me invece, che sono vere, che sono le donne che stanno giorno per giorno con radicali nella realtà, certo, contatto con le altre donne, non fanno notizia, capisci? Lo so, bisogna essere un po' sopra le righe, come al solito, anche un po' esagerata, comunque, come sta facendo la signora, comunque meriterebbe un altro tuo bel intervento sicuramente. Katia, io ti ringrazio veramente tantissimo, infinitamente. Grazie a te e alla tua trasmissione. Grazie. Un abbraccio a tutti quanti. Grazie. Ciao Antonella. Auguri Katia, grazie ancora, grazie. Stammi bene, ci sentiamo presto. Sì, ciao. Grazie, ciao. Ringraziamo tantissimo Katia Belillo che ci ha veramente dato uno scorcio di questo suo libro, ma veramente vi invito a leggerlo perché ne vale veramente la pena. Un libro dedicato all'altra metà del cielo, all'emancipazione della donna e tutti i passaggi per i diritti che dovrebbero essere naturali, invece bisogna richiederli. E darei un attimo la linea alla regia e ci risentiamo tra poco.